l'esperienza che ho avuto a Reggio Calabria, nel distretto di Reggio Calabria come procuratore della Repubblica è stata un'esperienza veramente esaltante, soprattutto per quella che è stata la vicinanza dei cittadini che un po' alla volta hanno creduto nello Stato, uno Stato capace di raggiungere risultati importanti, di contrastare efficacemente e non solo apparentemente l'andrangheta, vedere che con il tempo c'è una sorta di cambiamento in Reggio Calabria. Ricordo quando arrivai si sentiva l'atmosfera di pesantezza che si viveva in quella città, un'assoluta omertà, un timore dei cittadini anche di pronunziare il nome 'ndrangheta. Invece un po' alla volta, via via che ci sono stati risultati, non penso solo agli arresti che sono stati tantissimi, penso alla qualità del lavoro che è stato fatto, non solo quantità, penso per esempio alle conferme che ci sono state nel corso delle numerosissime operazioni, alla costruzione inizialmente solo investigativa, poi confermata dalla Corte di Cassazione, l'esistenza di un organismo di vertice nell'ambito dell'andrangheta, il crimine, al fatto che le varie cosche presenti sia sul Reggio Centro, sulla Tirrenica che sulla Ionica operano spesso in affari insieme, li portano avanti assieme, comprano partite di droga insieme, una serie di indicatori che dimostrano come effettivamente l'andrangheta vada guardata e contrastata in modo unitario, essendo essa unitaria. Direi anche che proprio di fronte a questo approdo investigativo e giudiziario c'è stata una sinergia da parte degli appartenenti agli organismi di polizia giudiziaria. Ciascuno non si è sentito più proprietario dei dati acquisiti, ciascuno li ha condivisi con gli altri. E questo ha significato un avanzamento della strategia di contrasto particolarmente importante. La procura distrettuale che si è posta al coordinamento delle forze di polizia ha voluto che i dati fossero di volta in volta conosciuti dai vertici di tutti e tre gli organismi. E tantissime sono state le operazioni che hanno visto insieme polizia e guardia di finanza, o polizia e carabinieri, o carabinieri e guardia di finanza, e questo ha rafforzato ancor più in ciascuno la consapevolezza che muoversi assieme significa raggiungere risultati più elevati, senza poi contare dei sequestri di sostanze stupefacenti che sono avvenuti nel porto di Gioia Tauro, laddove puntualmente ogni anno non si è sequestrato meno di circa una tonnellata e mezzo di cocaina, oltre i quantitativi che di volta in volta sono stati sequestrati all'estero, sul territorio nazionale, in altre condizioni, ma sempre nell'ambito di operazioni antidroga. Sono stati sequestrati beni per mai meno di 1 miliardo di euro, e questa è un'ulteriore dimostrazione di quanto la sottrazione della ricchezza l'abbia poi convertita in un senso di tranquillità anche per il cittadino. E una volta si parlava della famosa omertà, oggi l'omertà è stata fortemente scalfita, se non scardinata. Al di là dei collaboratori di giustizia, l'anno scorso ne abbiamo avuti 13, quest'anno 9 e oltre 2 testimoni di giustizia. Questi sono i soggetti che entrano nella legge per collaboratori di giustizia e testimoni, ma tantissimi sono stati denuncianti, quelli che rendono la dichiarazione alla polizia giudiziaria o alla procura per le pressioni, i condizionamenti subiti, e si sono mossi volontariamente, si stanno presentando negli uffici per dire quello che hanno subito. È veramente una rivoluzione questo rispetto al modo di essere di una volta della vittima dell'andrangheta. E le madri di
di famiglie di 'ndrangheta che si allontanano con i figli per dare ad essi un'alternativa. E la Chiesa che parla in modo così chiaro e aperto di una 'ndrangheta nella quale non ci possono essere fedeli, e lo dice non più nel chiuso di una stanza, ma lo dice pubblicamente anche nel corso di manifestazioni molto numerose. Ebbene, sono dei segnali straordinari, per cui devo dire che lascio questo territorio con grande sofferenza, anche perché la gente crede in questo Stato, e nei confronti di tanti cittadini mi sono assunto, nel momento in cui hanno reso dichiarazioni, il compito di garantirli per sempre. E loro hanno il mio numero di telefono, ma certamente farò le consegne almeno per il vicario che in questo periodo porterà avanti l'ufficio, poi con il procuratore che verrà nominato. Tutti devono continuare a essere garantiti allo stesso modo. Lo Stato continuerà a essere forte, come è avvenuto in questi anni, e il cittadino con la propria collaborazione riuscirà a sovvertire totalmente un andamento che non ci sarà più. Una 'ndrangheta forte non esisterà più sul territorio.